Amici appassionati di calcio e pastorizia, bentornati su TG Sport 11 Anile B. Notizia di costume: Mister Maglietta Bagnata 2017 ci risulta essere il maestro Baiton. Cronaca nera: purtroppo prendiamo atto che Sick Wolf, il roscio più famoso del web, fa una capriola e prende fuoco. Pace all'anima sua, un bacio verso il cielo al nostro Sick Wolf. E passiamo allo sport. Un'indiscrezione ci dice che il nostro Federico Marconi è molto probabilmente il nuovo allenatore della Lazio. Questa sì che è veramente una notizia inaspettata. Oddio, mica troppo, alla fine sono 2 mesi che il video è da 10.000 like. Ma ci dà delucidazioni su questo la nostra inviata Giada Clamoroso. Vai Giada! Che brutta fine che ha fatto. Sì, buonasera a tutti, buonasera dalla vostra Giada Clamoroso, ringrazio lo studio per la linea, sono qui per confermarvi la più grande indiscrezione del calcio mercato del 2017. Come diceva il nostro collega, sembrerebbe che il Marconi sia passato alla Lazio. Ma io ve la posso confermare questa notizia perché ho appena ricevuto qui un sms dal mio collaboratore Mario Petto, con cui scriviamo insieme sul sito www.cazzatelledicalciomercato.it, e Mario mi conferma, guardate l'sms, si vede l'sms? No, non si vede, vabbè, comunque l'sms in cui dice che Federico Marconi è il nuovo allenatore della SS Lazio. E non abbiamo solo questa notizia, perché potete vedere qui dietro di me i primi tifosi che corrono proprio per dare il benvenuto al grande Federico Marconi, perché dopo Inzaghi ci sarà Marconi ad allenare la Lazio. Da Formello è tutto, a voi la linea, grazie. Bene, per oggi è tutto, ringraziamo la nostra Giada Clamoroso ed auguriamo appunto a Federico Marconi un in bocca al lupo e di evitare la retrocessione. Buonasera a tutti! Oh, insomma sei da Lazio, eh? Un pochetto. Quindi tu sei il vero romano? Perché non ci fai sentire qualcosa di Capitolino? Qualcosa di Capitolino? Aspetta, senti qua che te faccio sentire, Sì, vabbè, ma io sta cosa non la volevo fare, ma dai, ma perché ste cose ogni volta? Bella ragazzi e bentornati sul mio canale con questo nuovo incredibile avventura. È un transessuale perché è un nuovo, ma è un'avventura. Vabbè, comunque, eccoci qui con la fatidica, ahimè, carriera con la Lazio. Volevo aprire una piccola parentesi. 19.000 mi piace, no? Ma come cazzo avete fatto? Cioè, non so pochi, non è normale come cosa. Cioè, 19.000 mi piace, vi rendete conto che non c'è mai arrivato nessun video del mio canale? E un canale da 40.000 iscritti raramente arriva a 19.000 mi piace, cioè è una cosa proprio fuori dal comune. Quindi grazie di cuore, se non fosse che mi devo sputtanare per questa cosa. Comunque voglio anche farla chiaramente in un certo modo questa carriera. Quindi come vedete, non voglio voi pensiate che sto in pigiama, questa è la maglia ufficiale della Lazio. Vedete, abbiamo lo scudetto che è originalissimo. Non so se abbiamo sei velletri e anche il motto di questa carriera. Poi, non lo so, sulla maglia, regà, lo sponsor non ce l'ho messo perché penso che sia raffigurativo di una grande squadra, non ci serve uno sponsor. Sulla maglietta mette sempre Corino. Ah, comunque poi, se vi interessa, avevo fatto anche la maglia della Champions, in realtà, quella personalizzata per la Champions League, però poi mi hanno detto che era inutile, quindi, non lo so, mi hanno fatta da indietro, non lo so perché. Comunque allora io direi di iniziare subito. Vedete che comunque voglio farvi capire che io dentro a questa carriera ci sto veramente, ci tengo al progetto e ve lo dimostrerò, ci muoviamo da subito sul mercato. Ma comunque eccoci nel menu ufficiale della carriera, come vedete lì sopra in alto a sinistra, insomma anche Fius ha dato il suo contributo, soprattutto... Fiusa dal suo contributo e quindi ovviamente merita di essere lì. Ho rifiutato di partecipare ai tornei precampionato perché comunque un top club come noi non ne ha bisogno. Non so se avete seguito quest'estate la tragedia del Bayern Monaco, che ha preso gol anche dal Torbella Monaca in amichevole, è riuscito a prendere 4 gol. Quindi per evitare queste figure barbine direi che un top club, ripeto, come quello della regione non può che rifiutare un'offerta del genere, perché andrebbe un po' a sminuirci, sapete, quindi non facciamolo. Noi siamo del 1900, siamo la prima squadra della capitale, anche l'unica chiaramente, e quindi siamo qui. Scusa con tutta sta storia che c'hai, fammi vedere da nascosto sti trofei.
Chiaramente questa sarà la nostra prima mossa, perché dobbiamo avere giocatori utili al progetto. E Lulic, per carità, è un giocatore che apprezzo molto in quanto duttile. Perché duttile? Perché dove lo metti non è buono. Quindi chiaramente non potremo tenerlo in squadra, noi che siamo un grandissimo club lo mettiamo sul mercato. Ma un'altra cosa che è fondamentale, che non possiamo non fare, è dare la nuova fascia di capitano a lui, al mulatto simpatico, all'incerto partecipante della Dark Polo Gang, perché manca un 7, quindi non lo so, ma soprattutto al migliore spazzatore di palloni in circolazione. Quindi Wallace, nuovo capitano della Lazio. A questo punto, ragazzi, direi che una volta formalizzata la cessione di Lulic possiamo anche ritenere chiuso il nostro mercato, perché siamo completi anche psicologicamente con Wallace, che tra l'altro ho saputo che sta imparando anche un po' di latino ultimamente grazie al presidente. Non possiamo che vincere lo scudetto quest'anno, a meno che non ci sarà qualche... Se non vinci lo scudetto è solo perché è in atto un complotto. Non me l'aspettavo, è vero, non pensavo qualcuno potesse realmente chiedermi questo giocatore. Però è arrivata un'offerta per Lulic, quindi andiamo ad analizzare un po' l'Inter. Che strano, giusto l'Inter, cioè, incredibile. È arrivata anche un'offerta per Federico Marchetti, che in quanto mio omonimo mi sta molto simpatico. Però comunque Stracoscia è un gran portiere e quindi penso di poter prendere lui. Insomma, parliamo comunque di un estremo difensore straordinario dai riflessi magnifici. Nonostante ciò però Marchetti rifiuta la cessione perché non intende cambiare squadra al momento. Chiaramente questa è una testimonianza d'affetto da parte del portiere titolare della Lazio, e quindi di conseguenza dimostra un attaccamento al pigiama, scusate, alla maglia, importante. E quindi per premiarlo direi di metterlo fuori rosa. Ci sta, mettiamo Adamonis al suo posto e chiaramente Stracoscia titolare, come vi ho detto, giocatore pazzesco, ragazzi. Poi con quella faccia lì, voglio dire, si bagnerebbe anche un undicenne mia fan. Landier, rapper pugilistico. Landier, 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 rapper pugilistico.